Sindaco Gravagnolo, la firma, un atto d'inizio di una grandissima programmazione in vista del millennio. Sì, non proprio l'inizio, ma insomma una tappa fondamentale perché diciamo, registriamo quanto ciascuno degli enti ha investito già e decidiamo nelle more che il Parlamento nazionale, la legge adesso al Senato, è stata approvata alla Camera, sta al Senato, diciamo, vari definitivamente la legge del millennio e costituisca quindi il comitato di pilotaggio che è previsto dalla legge, decidiamo un po' come cominciare a spenderli questi soldi, perché altrimenti il tempo passa e non si fa niente. Quindi quali saranno le prossime tappe dopo la firma? Ma per quanto mi riguarda, nel senso per quanto io penso, la cosa più importante è la pubblicazione del bando per il marketing turistico dell'evento. Sindaco Squizzato, il millennio è un'opportunità anche per Cetara, per tutti i comuni limitrofi di Cava, ma soprattutto per Cetara che è inclusa in prima persona in questo grande progetto. Siamo molto contenti di poter partecipare a questo evento. Storicamente tutti probabilmente sanno che Cetara era nel contesto del territorio della Badia di Cava. Nel frattempo abbiamo avviato un percorso amministrativo che recupera questo legame tradizionale con la ipotesi molto avanzata di unione dei comuni Cetara-Vietri Cava. Oggi con la stipula del protocollo si scrive una pagina importante e poi dovremo dare attuazione a una serie di impegni che ci andiamo ad assumere. Dottor Strianese, siamo qui alla presentazione di questa firma importante per il millennio. Il suo punto di vista? Beh, una cosa che stiamo preparando già da diverso tempo, vorrei fare un complimento al sindaco di Cava che ha preso a ben volere questa cosa, ha capito l'importanza sin dal primo momento e si sta dedicando. Oggi sono rimasto sorpreso perché ho visto un sindaco che è andato di là a pigliare una sedia e l'ha portato qua. Io sono abituato a vedere invece che i sindaci non trasferiscono le sedie da una parte all'altra, giusto per fare una battuta. Quindi io mi auguro che ci sarà un afflusso di gente perché i cattolici, quelli che credono nella religione, sono tantissimi, quindi quando si festeggerà il millennio la provincia di Salerno avrà i suoi benefici.